Il settore degli occhiali da ciclismo non è mai stato così ampio. Nuovi brand, nuovi modelli, nuove tecnologie, nuovi colori, nuovi materiali. In questo video voglio darvi qualche consiglio per orientarvi meglio sulla scelta del vostro prossimo paio di occhiali. E l'abbiamo girato in collaborazione con Out-Off, azienda italiana nata recentemente dalla volontà dei due fratelli, Federico, laureato con lode in fisica, e Roberto, designer di prodotto. Tutti i loro occhiali sono realmente fatti in Italia. La prima cosa da valutare è la vestibilità. Se avete un volto stretto e l'occhiale è troppo largo, ci sarà il rischio di perderlo. Viceversa, se avete un volto molto largo e l'occhiale è stretto, potrebbe darvi fastidio soprattutto sulle tempie. La cosa buona è che gli occhiali moderni hanno delle bacchette molto flessibili, queste sono in nylon e carbonio e permettono la vestibilità praticamente con qualsiasi tipo di volto. Altra cosa importante da considerare è lo spazio tra il nasello e la parte superiore degli occhiali, sia che ci sia la montatura come in questo caso, sia che sia lente dritta che va fino in fondo. Perché questo è importante? Perché quando si va in bicicletta non si guarda avanti in questa maniera come si farebbe con un occhiale normale da passeggio, ma si guarda con la testa rivolta verso il basso. Quindi se la montatura fosse troppo bassa si avrebbe la montatura proprio davanti agli occhi, non si riuscirebbe a vedere avanti. Questa cosa si nota bene quando si guardano gli occhiali da cronometro, o meglio le visiere che si applicano sui caschi da crono. Lì la posizione è veramente abbassata della testa e quindi si ha necessità di vedere avanti e la visiera parte praticamente da metà fronte. Inoltre gli occhiali devono essere compatibili con il vostro casco. Questi due elementi, una volta indossati, non devono toccarsi tra loro, altrimenti le vibrazioni potrebbero dare parecchio fastidio oltre che creare rumori. È una cosa che succede rarissimamente, però per sicurezza portate il vostro casco quando andate a comprare gli occhiali, così fate una prova. Potreste anche verificare se gli occhiali si riescono ad inserire nei fori del casco per i più esigenti. In questo modo, quando si è esempio in salita, si sta sudando molto, si vuole togliere gli occhiali per non appannarli, non sporcarli, si possono infilare nei buchi del casco. Se si ha un casco che non permette la cosa, magari un casco aero, si possono semplicemente mettere dietro in questo modo e l'effetto è lo stesso. Passiamo ora alla lente. Ovviamente esistono tantissimi tipi di lenti, da quelle in plasticona che costano pochi euro, che creano un sacco di aberrazioni cromatiche e fanno venire mal di testa, a quelle di altissima qualità che rendono veramente piacevole pedalare sotto il sole. Se parliamo di scurezza, esistono 5 categorie di scurezza della lente. Si va da S0, che sono occhiali praticamente trasparenti che vanno bene quando si pedala di notte, a S4, che hanno lenti scurissime adatte ad esempio quando si sta sui ghiacciai in alta quota o se si vuole saldare la bicicletta. Gli S4 sono talmente scuri che sono anche vietati alla guida, quindi non ne parleremo perché non si possono usare in bicicletta. Concentriamoci quindi sugli occhiali che vanno da S0 a S3. Per darvi qualche parametro, questi ad esempio sono i RAMS di Out-Off, sono S3 fissi, quindi la loro gradazione di scurezza rimane sempre la stessa, sono ottimi per una bella giornata di sole. Questi invece sono i Puma Photochromatic. Come li vedete ora sono S0, in realtà questa però è una lente fotocromatica che permette di arrivare fino a S2, quindi sono perfetti per una giornata nuvolosa o se si esce con il buio, perché possono adattarsi cambiando colore della lente. Esistono poi lenti come quelle di questi Puma The One che, oltre ad essere fotocromatiche, questi possono passare da S2 a S3, sono anche polarizzate, che è una cosa molto interessante. La polarizzazione permette di eliminare o ridurre tanto i riflessi che arrivano da terra o dai specchi d'acqua in particolar modo. Se avete presente, quando guardate un lago con il sole sono tantissimi sbarluccichi, non so se si dice così in italiano, che possono dare molto fastidio. Ecco, la polarizzazione permette di vedere solo in modo orizzontale, diciamo, eliminando i riflessi che arrivano dal basso e permettendoci di riposare maggiormente la vista in queste situazioni particolari. Le lenti fotocromatiche tradizionali come queste dei Puma agiscono in modo chimico, quindi quando i raggi UV colpiscono la lente questa diventa più scura. Per passare da chiara a scura generalmente necessita di 15 secondi, per tornare chiara una volta che è stata scurita e quindi non è più esposta alla luce del sole necessita anche di qualche minuto. Inoltre, quando si è in alta montagna, anche se è nuvoloso e quindi non si ha bisogno di una lente molto scura, queste tendono a rimanere scure perché le nuvole non riescono a filtrare i raggi UV quanto riescono invece a filtrare la luce ottica. Quindi essenzialmente ci troveremo ad avere una lente scura perché attivata dai raggi UV in una situazione in cui però non abbiamo realmente bisogno. Fino a qualche anno fa la tecnologia si fermava qui, ma oggi grazie al sistema IRID brevettato da Out-Off si può fare qualcosa di veramente sbalorditivo. Questi sono i Bot 2, hanno qui un piccolo pannello fotovoltaico che alimenta uno speciale film LCD che permette di cambiare in meno di un secondo la scurezza di queste lenti passando da S1 a S3.
Il sistema è veramente intelligente, praticamente un pannello fotovoltaico che quando riceve la luce, quindi riceve energia, ha la possibilità di attivare lo schermo a cristalli liquidi, che è un po' come quello delle nostre televisioni. Quando non riceve la luce non ha energia e quindi il pannello si spegne e la luce passa maggiormente, quindi diventano più chiari. Quindi sono veramente ottimi per qualsiasi tipo di condizione, dalle nuvole molto scure o alla mattina presto o anche quasi al buio, questi sono praticamente quasi trasparenti. A situazioni in cui in realtà c'è anche molto sole fino ad arrivare a livello S3 come questi occhiali. E la cosa bella è che lo fanno appunto istantaneamente, in meno di un secondo, ma non lo fanno a scatti fissi, quindi non è che possono passare o S1 o S2 o S3, ma riescono a fare tutte le gradazioni possibili che ci sono tra questi diversi tipi di sicurezza. Inoltre non hanno batteria, sono appunto alimentate direttamente dal pannello fotovoltaico, quindi non vanno ricaricati, sono leggeri come un normale paio di occhiali, resistono tranquillamente all'acqua, quindi si possono anche lavare sotto l'acqua, non c'è nessun problema, e sono stati testati alle temperature più estreme, quindi funzionano esattamente come un normale paio di occhiali, ma hanno un plus decisamente interessante. Poteva mancare il peso come fattore da considerare? Beh, gli occhiali diciamo che pesano poche decine di grammi, quindi nulla di particolarmente preoccupante. Però per i grammomaniaci potrebbe essere interessante sapere che questi Puma, sia nella versione fotocromatica che The One, pesano solo 16,8 grammi. Quindi sono gli occhiali più leggeri in commercio, gli occhiali da ciclismo. Ma anche i Rams sono decisamente poco dietro, 21,6 grammi li rendono il secondo paio di occhiali più leggeri in commercio. Vorrei soffermarmi proprio su questi occhiali, che secondo me descrivono bene la filosofia di Out Off. Questi sono il loro modello entry level e nonostante ciò sono equipaggiati con una lente Zeiss. Zeiss non ha bisogno di presentazione, è uno dei leader incontrastati del settore lenti, che hanno uno specifico trattamento oleofobico e idrofobico chiamato Repeal, che permette quindi di far scivolare via lo sporco e l'acqua, rendendo questi occhiali più difficili da sporcare e più facili da pulire. Ringraziamo Out Off per averci fatto provare i loro occhiali, trovate il loro sito nel link in descrizione. Se questa puntata vi è piaciuta e vi è stata utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividete questo video con chi è in cerca di occhiali. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!